messo un'orchestra a parlare per noi. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo. Violini e guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera, ma buongiorno, Cuneo. Buongiorno Cuneo, buongiorno Granda. Tutto bene? Eccoci. Siete qua in forma? Eccoci qua. Mettiamo la sigla, che dite? Vai. 8:10 per questo giovedì 3 marzo. Ah, dormito bene Mariella? Assolutamente sì. Serena, tranquilla? Serena, anche la nostra Ginevra? Ho paura a dirlo. Hai paura? che paura. Ecco qua, il nostro Beppe. Sì, il nostro anche Beppe. Beppe ha dormito come un ghiro. Ah, pensavo anche Beppe ha paura a dire che è sereno e tranquillo. Si è trasformato in un ghiro. È un ghiretto. Un dormiglione. Un dormiglione. Va sì. Bene, va bene. 0171 698330. Oppure 393 4532 892. Se volete parlarci dei vostri sogni, del vostro, sì, della vostra notte. Ok, bene. Questa dico mattina. Ok, va bene. Sì, parleremo del chinotto. Sì. Ovviamente la bevanda, ma non so perché, non so. Vabbè, qua si apre un mondo. Poi parleremo di una battaglia di letame. Bellissimo, una mattinata veramente interessante. Poi parleremo dell'attrazione degli uomini verso i corpi delle celesti. Donne. No, celesti, cos'è la fata turchina? Sì, i corpi delle donne che cambia a seconda della stagione, perché voi siete mentalmente instabili, io l'ho sempre detto. Il chinotto fa rima con fa il ginocchio. La differenza, andiamo avanti, in ti ginocchio, prego. Sì. Ma allora, family. Le 8 del mattino, per piacere. Oh. Più tardi, adesso c'è. Ma che più tardi? Sei, arrenditi stanotte. Ci metteremo a tremare come foglie. Siamo stati mai liberi a volte. Sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte. Ogni volta è così, ogni volta è normale. Non c'è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane. Non vuoi restare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli. E ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. Io per la pace nelle tue mani non ci ho messo niente. E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me. E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre come sei bella. Nessuna, ma nessuna più di te. Come dimenticare, io non ti ho chiesto niente mai. Una rosa da ricamare sopra ricordi, che ne sai. Che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile. Ma con te ogni volta è così, ogni volta è normale. Non c'è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane. Non vuoi restare qui e neanche scappare. Mamma mi diceva sempre, siamo come angeli. E ti ripetevo sempre, per favore abbracciami. Io però è così, ogni cosa al suo posto, non mi piovere addosso, persi per strada.
croce per un momento. Metti che il cielo poi fosse il pavimento. Per me ogni volta è così facile. Te lo ricordi che io te la effettivamente, sì, dal fuori onda diresti. Oh, su di allora nemmeno una nuvola. Sì, benissimo. Sì, cantava. Allora la cantava Pupo. Sì, allora sì. Ci si avvicina alla festa del papà. Sì. Ecco, la festa del papà, ognuno la promuove. Sì, ho messo a posto il microfono, si è sentito, sì, in tutta la provincia. Sì, perfetto. Sì, sì. Dicevo, la festa del papà, ognuno la promuove come vuole, ma l'anno scorso è successo un casino a causa di una campagna di marketing della Chinotto Neri. Sì, sì. Ecco, sfruttare una data particolare o un evento per una campagna di marketing è una strategia utilizzata dalla maggior parte, no, dei brand di tutto il mondo, e quindi l'hanno fatto anche gli amministratori del profilo di Chinotto Neri, che per festeggiare la festa del papà hanno Chinotto pensato Neri? Sì, ad una frase a dir poco al limite, ragazzi, è tosta questa. La frase è: ma se quel giorno tuo padre avesse preferito un chinotto, ci sono scelte che fanno la differenza. Infatti, ecco, ragazzi, è successo un delirio. Il chinotto poi piace, non so. Non avevo dubbi. Ecco, io preferisco la Coca-Cola. 0171 69 83 30. Se anche voi preferite, no, il chinotto, ma non è il caso che ce lo facciate sapere. Facciamo pubblicità appunto ai marchi. Ecco. Sì, comunque, sì. Il post. Salutiamo anche Ivano. Il post. So, sì, salutiamo Ivano che ci sta. Ma cosa c'entra? Salutiamo Ivano che ci ha scritto ed è all'ascolto. Ciao, sì. Ivano. Allora, dicevo che il un post, per ma no, allora non stavo dicendo quello. Stavo dicendo che il post che fu appunto messo l'anno scorso, nonostante la sua ironia decisamente spinta, insomma, credo non ci sia bisogno di spiegazioni, anche perché non le farò, ecco, che rischiava questo post di indispettire gli utenti meno avvezzi a questo genere di gag, ha invece riscosso un grande successo. Oltre 1000 like, centinaia di condivisioni, quasi 400 commenti tra chi celebra il post come il migliore del giorno, no? Ecco, della festa del papà, e chi si è scandalizzato. Poi c'è anche chi consiglia una collaborazione con la Durex, giustamente ognuno dice la sua. Ecco, ospite com'era speciale della giornata. Non c'era Monica, nessuno, Monica Lewinsky. Ma non è vero, ma no, ma per favore. Senti, chissà se sei riuscito a trovare la canzone più tardi, ma nel corso della giornata la metterà. Tornado. L'ha persa, ha perso una canzone. Baby K. Sì. Arrivare in cima dove prima nessuno è mai stato. Segui i miei passi e scordiamo il passato. Lascia tutto così com'è, solo tu sei così con me. Se la meta non so dov'è, un tornado che cerca. Il cuore della notte, noi dentro il suo battito balliamo. Anche se non so dove va, yeah, yeah, yeah. Arrivati già da così in fondo, rincorrendo il sole nel tramonto, sognavamo di toccare il mondo, persi nel cuore della notte, noi dentro il suo battito balliamo un vento che dura come un attimo. E non voltarti, no, senza rimpianti, se da vetri rotti diventiamo diamanti.
perdere il fiato. Un tornado che gira in cerca di sé. Oh, 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 oh. Correre fino a perdere il fiato. Correre fino a perdere il fiato. Un tornado che gira in cerca di sé. Baby K. Buona mattinata per questo giovedì, ecco, 3 marzo. E adesso andiamo oltre con un altro, sì, argomento meraviglioso, meraviglioso. Parliamo della battaglia di Letame, certo, sì, che si tiene tutti gli anni in India. Mm. Ecco, c'è un villaggio in indiano famoso in tutto il mondo. Ecco, per il suo, loro concludono una festività che è la festività di Diwali con un'enorme battaglia di Letame. Diwali e Diwali. Esatto. E sporcano tutti i divani perché sì, per cambiarli, sì, esatto, con questa enorme divali battaglia di letame di vacca, perché bisogna specificare, sì, Svizzera, tra l'altro, non è un letame qualunque, esatto, questa Lilla. Questa è finito? Questa strana celebrazione ha le sue radici nel significato dello sterco di vacca, che nella cultura indiana, sì, ecco, c'è questo significato. Allora, i locali, gli indigeni, gli indiani, ecco, i personaggi del luogo credono che una delle loro divinità sia nata dall'etame, proprio, e già che fortuna, è nata, certo, già profumata, proprio, sì, 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 come la verdura. Questo prodotto infatti è tenuto così in alta considerazione che le aziende lo utilizzano come ingrediente per i prodotti di bellezza. Pensa, non infatti, so, tipo la crema al letame, ma che meraviglia, ecco, ma anche per l'artigianato artistico e tantissime altre cose. La battaglia di cui stiamo parlando è preceduta dalla raccolta del letame dalle case dei proprietari di mucche, che viene caricato sui carri trainati dal bestiame e adornato con fiori di calendula per essere portato in un tempio locale dove i sacerdoti eseguono questo rituale di benedizione, cioè lo benedicono pure, certo, hai capito? Certo, per i partecipanti lanciare, essere colpiti da queste una palle di letame è come Ivrea è un'arancia, una roba, ma meglio Ivrea, pazienza, meglio un arancio che una palla di letame, sì, che ne so, addosso. Comunque è un divertimento per loro, guarda, diventano fino matti. Le caprette che tirano. Sì, sì. Molti credono, uh-huh, che toccando lo sterco benedetto con le mani si possa essere curati da tutte le malattie. Con le mani, e con i piedi. Esatto, ciao, e avere una grande possibilità di non ammalarsi mai più, quindi, certo, proprio una meraviglia, una vera merdaviglia, voglio dire, sì, 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 sì. Che giornata di M, esatto, vabbè. Family, David Guetta. L'ha trovata! Non penso niente, sì, o solo al prossimo drink. Io lo so perché non riusciamo mai a tornare presto. Dico devo andare dopo resto. Qui nessuno si sente diverso. Se mi addormento sul pavimento, senti come suona da qui. Ancora un altro venerdì. Ti scrivo dove sei, tu sei già qui. Sei già qui. Io lo so perché ho una family, anche solo per un'ora torno qui. Non penso a niente, sì, ho solo al prossimo drink. Io lo so perché ho una family. Yeah. You're gonna know your real ones when you're tested. Who there with you when it's dead and when you're stressing. If I do you wrong, I'ma fess it. Good energy, gotta protect it. Bad being on the firewall, carry you for miles until I crawl. Trust me, tell me your secrets, stay on lock, yeah. I ain't alone on this one way, cause I don't got friends. Oh, my family, anche solo per un'ora torno qui. E non penso niente, sì, o solo al prossimo drink. Io lo so perché. Honey,
need your energy, baby. Don't need no friend or acquaintance. I need your love in a form that you won't give to nobody, baby. I mean it. No one told me it was no evil inside of you, but I seen it. It's family over everything, baby. I love too hard. I just want you to have your fun, cause life ain't too short. Take you out to eat in New York, let's go to July. Don't make a new friend when your money's too long. Cause I don't got friends, I got family. At the end of the day, that's all I need. You know, there's no so long with me. No matter how long it's been, you know I don't got friends. Ooh, ooh, ooh. I got family. La family di Annalisa e David Guetta. Magari ha messo su Family, ha adottato David Guetta. Va bene. Allora, adesso parleremo dell'attrazione degli uomini verso i corpi delle donne, i corpi celesti, che cambia a seconda della stagione. Anche perché dell'umore. Come dicevo prima, non siete mentalmente stabili. Allora, secondo quanto è emerso da una ricerca scientifica, il giudizio dell'attrattività di un corpo femminile da parte dell'uomo cambia a seconda del clima, della stagione, ecco, della temperatura, ma che ne so veramente. Allora, no. L'idea dello studio è data dal fatto che gli esseri umani a seconda della stagione mostrano variazioni nei livelli ormonali, nel comportamento e nelle percezioni. Chissà cosa succederà in primavera, io ho già il terrore. Nel corso di 5 stagioni i ricercatori hanno chiesto 114 perplesso. Senti già la primavera. Perplesso. Ecco, i ricercatori hanno chiesto 114 volontari di ripetere uno stesso test in cui dovevano valutare tre tipologie di foto di donne, manco, certo, la donna. C'erano le volontarie? No, c'erano le foto, cioè guarda, veramente, da una foto immaginati l'attrattività. Sì. Comunque i test hanno mostrato significative variazioni nel corso dell'anno, ma va, foto normali. Allora, dicevo che i test hanno mostrato significative variazioni nel corso dell'anno, eccetto per la valutazione market, certo, del viso. Allora, eccetto che per il viso, sì, il viso rimaneva all'incirca costante, cioè la valutazione del viso, ecco, proprio il corpo che fa la differenza. Contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare, però, i giudizi più elevati erano dati in inverno e i più bassi in estate. Strana è questa cosa. Comunque, questo perché d'estate le donne si vestono in modo più leggero, mettendo più in mostra le loro forme. Già abituato. Quindi gli uomini diventano più selettivi, hai capito? Siamo già più abituati. Più vedete, meno, cioè più vedete, maggio, più siete giugno, selettivi. Poi dopo luglio, agosto c'è il boom. Proprio. Il boom, tutte nude in giro con le tette al vento. Queste maxi, ma non cinture, è vero. Basta. Ma quali maxi cinture? Maxi cinture. Neanche, cioè, più minigonne, sono più maxi. Ho capito cosa intendi, sì, sì, oppure sì, chiamate cosiddette minigonne ascellari, sì, infatti, certo, perciò sì, automaticamente. Fantastico. D'inverno, dove la invece vedi sta gente? Perché io a Cuneo ho gente andare in giro così, non l'ho vista mai, ma se la vedi tu si vede, sì, che frequenti, sì, altri, sì, luoghi, altri laghi. A Valgrana, c'era, sì, a Valgrana, tutte nude, un posto lì, ad agosto, sì, sì. Quest'anno d'agosto sarà pieno così a Valgrana, va bene, dopo questa promozione. Miele. Sì. Miele, miele. Il miele di Valgrana. No, questo è il miele di Giusy Ferreri. Sta benissimo. Sta, non preoccupatevi che la Giusy sta benissimo. Sta facendo un barattolo di miele. Per favore. Se ti ricorderai di me, forse ti ho dato il peggio di me. Resto sveglio e mi chiedo perché piove su questa città, dove tu mi hai voluto bene, dove io ti ho voluto bene. Perché questa notte non corri da me, ti ho lasciato nel vento una musica, spero che ti parli di me. L'amore non se ne va, vola via ma poi torna da te, come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché, e spero ti porti da me. Abbraccio no, ma a volte capita di incontrare qualcuno in mezzo alla via che ti ricorda cos'è la vita, che cos'è fino a qui senza te. È una lama che sa di miele, cade a terra un altro bicchiere, perché questa
e l'amore non se ne va. Vola via ma poi torna da te, come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché, e spero ti porti da me. Bene. Ma da dove è uscito il barattolo? Di miele, con tutto il barattolo, ho capito. Prima è uscito il tappo, adesso è uscito tutto il resto. Oh. Va bene, non in, ma per favore, non facciamo, non diciamo cose strane. Oh. Benissimo, abbiamo qua in studio la Giusy Ferreri che ha mal de panza, va bene, no? Dai. Confezione di miele. A me piace Giusy Ferreri, solo che ogni tanto ha queste, così, questo modo di cantare Sanremo particolare. Bassa proprio. Ma bassa, lei non è. Bassa classifica proprio. Ah, bassa nella classifica, ecco sì. Va bene, dopo queste perle di veramente queste stupidate immense, vi dobbiamo salutare. L'appuntamento è per domani mattina. Fatti bravi. Che sarà venerdì. Mamma mia. Finalmente sarà venerdì. Si rotola decisamente nel weekend. Forza e coraggio. Fatti bravi, un bacio. Ciao. Ciao.